Il Museo del Ricamo e del Tessile si trova a Valtopina, al piano terra del Palazzo Comunale, che nei primi anni del XX secolo fu adibita a residenza signorile. Il museo merita sicuramente una visita per l'importanza che riveste come diffusore della conoscenza dell'arte del ricamo, molto importante a Valtopina anche per la presenza della scuola di ricamo, organizzata dalla locale Pro Loco. La raccolta è costituita da circa 400 pezzi, suddivisi in tre sezioni: quella della moda femminile, della biancheria personale e della biancheria per la casa. Illustra i cambiamenti fondamentali e le semplificazioni a cui andò incontro la moda tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo. L'inaugurazione del Museo del Ricamo e del Tessile, avvenuta nel 2007, è stata possibile grazie alle numerose donazioni che hanno avuto luogo a partire dall'anno 2000 e che hanno fatto confluire nella raccolta manufatti appartenenti a storiche famiglie di Foligno, di Spello e di Perugia, per estendersi poi ad altre regioni come la Toscana e la Liguria. Ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto I contatti sistematici con altri musei, principalmente con il Museo del Merletto di Rapallo, hanno favorito infatti l'ingresso tra le opere del costituendo Museo del Ricamo e del Tessile di Valtopina di una cospicua e significativa campionatura di manufatti, dono di una storica famiglia di industriali liguri che tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento hanno segnato la produzione siderurgica italiana.